sull'home page del Perfetto. comune. Si potrebbe riprendere questa grafica di scelta. Aspettate che ora si... Bisogna fare messaggi, Thomas. Offline. Esatto. No, no. Ma che permessa per terra? Oh, non l'ho visto. Vai. Free wifi. Marco, ci siamo avviati. Ciao. Sì, sì, E quindi qui sei online? Sì. Ma certo sta arrivando il sindaco. Bene, buono, sì. Continua il programma di espansione wifi. A che punto? Siamo a un punto che Poggio a Caiano ha terminato l'espansione, il primo lotto, e è stato fatto un lavoro con il comune di espansione della rete per avere un'unica rete federata insieme a quello che è l'ambito del comune e la provincia di Prato. Quindi anche Poggio a Caiano avrà la rete federata, qualsiasi utente potrà connettersi con la stessa password nella provincia di Prato. E quindi questo è un progetto ambizioso che è nato ormai da qualche anno e che porta a Estracom un qualche cosa di valore aggiunto anche su quelle che sono le installazioni delle Wi-Fi. Non solo Wi-Fi, questo progetto prevede ha previsto e comunque ha collegato in questo momento anche gli istituti scolastici del comune con connessione a banda ultralarga, quindi abbiamo la fibra all'interno degli istituti scolastici con connessione a 100 megabit. Altri progetti su Poggio? Ci sono altre zone da coprire? Sì, su Poggio noi abbiamo fatto una consultazione ministeriale, abbiamo risposto dove ci siamo impegnati da qui al 2020 di fare un'infrastruttura in fibra, quindi dotare tutta la città di collegamenti a ogni singola unità immobiliare in fibra ottica per portare quella che è la banda ultralarga, quindi connessione fino a 1 gigabit all'utenza. Partiremo nel 2017 alla fine nella piccola area industriale che c'è qui a Poggio a Caiano e poi nel proseguo degli anni si espanderà anche a quelle che sono le zone residenziali. Era messa nella lista, ma in realtà non si pagano. Emozionale. Metti davanti, fai... No, vuoi che... cioè, sono molto più interessanti. Ecco, quella lo vedono in TV e vengono subito a vandalizzarla. Metti la coscia davanti. La coscia così. Dillo te, io non posso più... Corridore? Arriva. Tanto facciamo, se c'è bisogno di una battuta si fa intanto, mentre si aspetta lì. È stata una battuta sì. A noi, ora, quando deve essere dato si fa... A Poggio a Caiano un nuovo un posto wifi è libero per tutti. L'inaugurazione oggi che cosa comporta? Non solo wifi e quindi piazze coperte dal segnale wifi e quindi accessibili a qualsiasi cittadino, turista o chiunque altro appunto passi da Poggio, ma più in generale il progetto della fibra ottica è un progetto qualificante sul quale noi stiamo investendo negli ultimi anni nonostante le difficoltà finanziarie dell'ente in tutti i modi possibili, quindi nuove piazze con accesso libero ai wifi, ma anche la fibra che arriverà direttamente nelle scuole per dare la possibilità a tutti i ragazzi, a tutte le scuole di poter avere l'accesso all'internet veloce.
come funziona il punti wifi? Allora, nelle piazze, nelle principali piazze di Poggio, già da oggi, e quindi a partire da oggi, i cittadini potranno con un telefonino, semplicemente accedendo alla rete Wi-Fi, registrarsi e accedere al servizio, quindi avere internet veloce sul proprio telefonino e magari leggersi il giornale sul telefonino piuttosto che navigare su internet stando all'ombra di un albero a sedere sulla panchina nel pomeriggio di un sabato o di una domenica. In tutte le principali piazze di Poggio, a partire da oggi, nella piazza dove siamo qui presenti, in piazza della Riconciliazione Roberto Castellani, dove viene fatto il mercato settimanale, nella piazza storica, piazza 20 Settembre di Poggio a Caiano, e le altre principali piazze, e la zona delle scuderie. Questa è un'opportunità per i cittadini, per i commercianti, per poter diventare anche più attrattivi e offrire un servizio anche ai loro clienti, ma non ci fermiamo qui, perché l'idea è nei prossimi anni di sviluppare ulteriormente e coprire ulteriormente nuovi posti e nuove piazze con la Wi-Fi. Inaugurazione del punto Wi-Fi, che cosa comporta per gli abitanti di Poggio? Ma è un servizio in più, lo avevamo promesso, era nel nostro programma elettorale, quindi si corona un altro tassello del nostro programma, quello di mettere a disposizione le piazze della nostra città, le vie principali, anche quelle commerciali, per consentire ai cittadini e ai turisti che vengono a Poggio a Caiano di poter utilizzare in modo libero la Wi-Fi, quindi collegamento a internet. Oggi i servizi web sono servizi fondamentali per la vita di tutti noi, delle famiglie, dei cittadini, e quindi offriamo questo servizio gratuitamente. È una bella quindi realtà che si concretizza, e quindi sono molto lieto e ringrazio l'assessore, il vice sindaco Pugelli e tutta la giunta che ha lavorato per questo progetto, Estracom che ci ha fornito il supporto tecnico. Mi dicono, perché ho provato a collegarmi ma sono arrivato tardi, quindi devo fare l'account, che funziona molto bene, quindi siamo lieti, e tra l'altro si coniuga con quella che è la Wi-Fi presso le scuole, che sono state tutte collegate con fibra ottica, quindi un servizio in più anche per i nostri studenti e per i giovani che vogliono accedere alla rete. Quindi voi state cercando il fiocco? Sì, taglio il fiocco. Diciamo, grazie per essere venuti. Il progetto che inauguriamo oggi è un progetto al quale ci teniamo particolarmente. I qualificanti della nostra legislatura per quanto riguarda le ristrettezze, le difficoltà del nostro bilancio, abbiamo tenuto duro su questo progetto e insieme al nostro territorio oggi proprio l'andamento dei lavori, e abbiamo anche Nicolai, che è stato il nostro partner tecnologico per tutti. Attento al territorio e ha sviluppato innovazione su questo progetto. Mari, prima la risparmio, si scioglie il fiocco. Perfetto.